Buongiorno amici del canale, la settimana scorsa vi abbiamo lasciato con la bocca asciutta, oggi invece vi facciamo vedere tutti i passaggi finali per far sì che questa camera sia perfetta, arredata, a posto, quindi un tocco glamour, un tacchettino dorato ma non perfetto, non è una foglia oro classica, una foglia oro molto vintage, molto antiquata. State qui, partiamo! Per far bene questo lavoro vi consiglio di acquistare anche linfa. Sapete che io a volte vi dico, ma la foglia oro usala con quello che ti pare, anche con la colla spray. Per essere proprio precisi su grandi superfici vi conviene invece acquistare la linfa. Io ne ho già messo un goccino della mia missione in questa ciotolina. È una missione che è molto molto veloce, 15-20 minuti diventa già utilizzabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando la stendete è bianca, lattiginosa. Diventa poi trasparente dopo questi 15-20 minuti. E nel momento in cui diventa trasparente, siamo pronti per passare alla stesura di Remida. Remida sarà molto facile da stendere perché sapete che è una foglia oro rivoluzionaria e al decalco, quindi non vola. Ed è eccezionale questa cosa. In alcuni punti io e Emma stendiamo in modo liscio, preciso, in altri, tipo qua sul tacchettino, andiamo a tamponare perché vogliamo che la foglia oro si attacchi solo dove io sto tamponando, solo dove io sto picchiettando. È il trucco per far sì che la foglia oro sia molto disomogenea, molto vintage. Ovviamente si può anche attaccare in modo più preciso e poi rovinarla, per la carità, però a me piace quando si attacca in punti dislocati e in più non spreco nulla, perché dove non si attacca ho sempre la foglia da poter attaccare in altri punti. Ora noi facciamo questo procedimento sull'armadio, sulla cassettiera, sui due comodini, così vi facciamo vedere com'è la preparazione e poi si passa ad attaccare la foglia. È arrivato il momento di divertirsi. Ecco Remida. È un blocchettino carico di foglie oro. Vi consiglio di partire dal retro, tirarne su uno e guardate la bellezza di Remida. Facilissimo da utilizzare perché non si scolla. Ora avete due alternative. Tagliare e andare precisi oppure divertirvi come sto per fare io. La stesura che faccio oggi è una stesura molto anticata, molto rovinata, quindi la foglia Remida che è attaccata vi permetterà di divertirvi tantissimo. Si prepara la foglia schiacciandola, tanto lei resta qui e si appiccica. Ho tolto il nastro così dove c'è la colla, dove c'è la missione, dove c'è l'infa si attacca, dove non c'è no. Non vi preoccupate se pensate che se ne sprechi, perché quella che rimarrà attaccata al fogliettino si userà su altri punti importanti. Schiacciamo in modo da far attaccare quello che si deve attaccare. Togliamo e lasciamo lì. Andiamo oltre. Non si butta mai via nulla. Ed è proprio il bello di avere una foglia del genere, così performante. Se volete tornare indietro perché in alcuni punti magari non si è attaccata troppo, lo potete fare così. Guardate, se c'è qualche buchino che volete tappare,
ce la si fa senza problemi. Mi preoccuperò fra un po' di togliere via gli eccessi. Adesso lascio tutto com'è. Vado ancora un po' qua. So che ne ho un bordino. E a me piace proprio che la foglia in certi punti venga attaccata con i suoi pezzettini. E il plus proprio. Questa non la butto, perché alla fine ci saranno ancora dei punticini che voglio chiudere e utilizzerò queste piccole pagliuzze. Faranno veramente la differenza. Ora vado avanti. E continuo su tutta la parte sottostante del mio mobile. Schiaccio. E vado avanti. Che bello. In alcuni punti farà un effetto ancora più anticato. Vi faccio vedere come congiungo questo punto a quello. E voilà. Se dovete fare piccoli pezzi e non volete stropicciarla tutta, ne tagliate un pezzo. Io in questo caso faccio ancora metà. Ovviamente non vola. Stropicciate solo quello che vi serve. E la usate senza problemi. Ora io vado qui nell'incavo qua. E posso rifinire tranquillamente tutti i miei punti senza sprecare foglia oro. Anche qua, un pochino. Anche qua. Guardate che spettacolo adesso. Attacchiamo quello che ovviamente ancora non si è attaccato e guardate la riga di precisione. Che spettacolo che è. Vado qui nel mio fregio, che è molto anticato, e guardate la bellezza della foglia stesa in questo modo. Liscia, una lamina eccezionale. Super, super, super preziosa. E le crepettine danno veramente un sapore eccezionale. La riga del nastro carta fa veramente la differenza. Qui si nota una foglia oro screpolata, anticata. Qua si nota un decapè e in alcuni punti è uno spettacolo. Perché si può finalmente notare la foglia oro anticata, dove si intravede il colore screpolato e il legno screpolato. Bellissimo, guardate sulla zampina. E voilà. Diciamo che questa qua è una camera da letto per una principessa molto contemporanea. Continuiamo anche sui comodini. Emma si fa il suo e io mi faccio il mio.
Vi assicuro che è talmente divertente che andresti avanti a fare questa cosa tutto il giorno. Una volta che parti non ti fermeresti più. Bello. Ed è anche veloce, eh? Vi ho messo pochissimo in realtà. In questo punto lo lascerò un pochettino più vuoto, proprio perché voglio che l'oro non sia perfetto, sia discontinuo. Bellissimo. Io ho deciso di cambiare lo specchio che c'era sopra il cassettone. Questo è più bello, sì. Ha una foglia oro, sì, però molto rovinata, ormai non c'è più, ha preso umidità, è uno specchio molto rovinato. Abbiamo già tolto lo specchio che è là per fare un ottimo lavoro e lavoreremo sì con la foglia oro, ma solo nella parte esterna. Nella parte interna che si specchia stenderemo per far prima una mano veloce di rococò, che è il nostro oro liquido. È bello il fatto di mantenere sempre comunque l'anticatura, quindi noi stenderemo una foglia oro non perfetta, sempre stropicciata e che faccia intravedere comunque la decadenza antica della base. È molto romantico questo aspetto, no? Un po' decadente delle vecchie cornici. E poi dopo lo andremo a appoggiare sopra il cassettone, ancorandolo per bene. Ho deciso di cambiarlo perché l'altro è bello, sì, ma un pochettino più piccolino, un pochettino più smilzo. A me piaceva una cosa un pochettino più pomposa in questo progetto, ok? Quindi abbiamo fatto uno scambio. Lui andrà sul cassettone di rosa e lo specchio dell'altro cassettone andrà poi su un altro progetto. Quindi partiamo spolverando bene la cornice esterna, stendendo all'interno rococò, stendiamo quella missione e ripartiamo con il nostro, diciamo, remi da screpolato. È importante quando si fanno questi lavori togliere bene tutti i residui di vecchia polvere, di sporco, anche nelle insenature, quindi magari aiutatevi con un pennello. Se siete all'esterno, che non sporcate casa, che non fate troppo pasticcio, mi raccomando, anche pennello già umido con acqua ammoniaca, potete anche non usare il bicarbonato, oggi non è fondamentale. Però è importante eliminare proprio, vedete, i pezzi che si staccano prima di tutto, perché altrimenti non sarà appiccicata neanche poi la foglia oro. Quindi ciò che è incollato ora deve rimanere incollato anche poi e anche e soprattutto la parte sporca. Quindi faccio tutto anche per i lati. È uno specchio dalle forme bellissime. Tutto ciò che viene poi specchiato dallo specchio si vedrà e sono queste parti sottostanti, il laterale ovviamente, ma capiremo, preferirei farli con la foglia oro, e il laterale. Quindi in realtà è molto importante fare bene questa parte, perché poi una volta che lo specchio è appeso si vedranno le finiture non fatte così bene. Quindi non andiamo di foglia oro per far prima, ma il rococò è eccezionale. E lo stendiamo in modo unico, bello, coprente, liscio su tutta la parte interna. Pennellino, pazienza. Facciamo un lavoro bello preciso.
Ora noi stendiamo sempre linfa, sapete la missione, per far sì che Remida aggrappi bene bene bene. La stenderemo in modo omogeneo. Perché? Perché tanto questo specchio ha talmente tanti fregi, modanature, è talmente tanto ricco che verrà comunque una screpolatura nella parte più interna, più scura. E quindi noi stendiamo ovunque la colla, proprio per far sì che ci siano più possibilità di fare un lavoro come quello che abbiamo in testa. Perfetto. Sapete che linfa diventa performante quando diventa, scusate il gioco di parole, trasparente. Quindi adesso è bianca, nel momento in cui diventa trasparente è pronta per passare allo step successivo, quindi far aderire Remida. Spogliamolo anche sullo specchio, nello stesso metodo, un pochettino anticata, quindi la stropicciamo un pelino e la applichiamo. Oh, adoro! Adoro questa screpolatura dove si intravede sotto il vecchio oro, mi piace moltissimo. Noi ci rilassiamo e finiamo tutto lo specchio. Provate questa tecnica perché è terapeutica. Un goccino di restauratore anche qui su tutto il nostro specchio per proteggere e scaldare la foglia che diventerà bellissima. Mi raccomando, un pannettino liscio anche in cotone, meglio se non col peletto perché sfregherebbe troppo. Sapete che di restauratore ne basta veramente poco, poco, poco. Spalmatelo col pennello, così non andate a sprecare il prodotto, che è molto importante. Guardate qua che bellezza d'oro nel momento in cui passiamo il panno. Bello vellutato, liscio, stupendo. Sei pronta? Wow! Allora Rosa, che dici? Ti piace? Sì. Cassettone? Nuovo. Cassettone nuovo. L'armadio? Guarda qua, è più grande. Ci stanno tutti i vestiti adesso messi bene, ordinati. Tutti i pantaloni ordinati. Il letto? Un po' più da principessa. E i comodini? Uno e uno due, adesso li mettiamo qua perché gli armadi a muro sono un pochettino... Ti piace? E quella di prima? Un po' meno. Questa di più? Vabbè, meno male. Una bella vittoria. Rosa, adesso ho una camera un pochettino più spaziosa perché questo armadio ci serviva. In realtà, quando i bambini crescono, si sa, qualche mese va bene un tipo di vestito, poi arriva l'inverno, la primavera, e quindi se ci si può allargare si può prendere un armadio più grande, perché no? Ma non spendete soldi, prendete magari i mobili che prendete nei mercatini o che vi regalano. Non è il caso di sprecare soldi per una camera da letto, vi assicuro che è legno massello, molto più solida, verrà una cosa molto più originale e i bimbi sono contenti così, perché è fatto apposta per loro. Allora ci piace? Sì. Va bene.
Saluta tutti. Saluta tutti. Ciao. Al prossimo restyling. Ciao ciao.